Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare il video di oggi ragazzi, apro una parentesi, avete visto che c'è una sigla nuova, ditemi cosa ne pensate, se è meglio questa, o meglio se è meglio questa, se è meglio quella di prima, quale preferite, se è meglio che torno a quella vecchia, se invece questa vi piace. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e la vostra opinione. Chiusa parentesi, ragazzi, questo video è dedicato allo Skydio 2, perché è apparso in rete il video di un ragazzo che ovviamente ha acquistato lo Skydio 2, che c'era già e l'ha provato in una situazione estrema proprio da action drone, cioè quello per cui nasce questo fantastico drone che è lo Skydio 2. L'ha messo alla prova ragazzi, adesso guardiamo il video, in una situazione veramente estrema dove ne è uscito alla grande, ma dove ha rischiato anche di annegare, quindi diciamo che si è comportato da Dio, ma allo stesso tempo ha rischiato di diventare un sommergibile. Quindi ragazzi, adesso guardiamo il video insieme ed ecco, poi lo commentiamo. Allora, questo ragazzo fa kayak surf, quindi un'attività abbastanza estrema, soprattutto per un action drone che deve seguire il soggetto, e soprattutto lo fa in un ambiente ostile per, diciamo, per fare active track, perché comunque un drone che deve seguire un soggetto con i riflessi dell'acqua, la schiuma, il sole, cioè veramente situazioni che mandano in crisi i droni che fanno questo tipo di attività, cioè seguire il soggetto in questa situazione. E qua lo Skydio 2 lo fa da Dio, perché vedete come segue, si avvicina, rallenta, anche perché questo va a circa 30 km orari il soggetto, quindi non è semplice da seguire e continua anche a muoversi, perché non è che segue una linea dritta. Guardate qua però, oppla, avete visto ragazzi, adesso lo riguardiamo. Qua lo Skydio 2 ha rischiato veramente di fare il bagnetto, guardate, adesso torniamo indietro un po', ok, ripartiamo, guardate qua, scende l'onda, guardate l'onda come sfiora la telecamera, poi riprende quota e continua a seguire il soggetto. Questo soggetto aveva il beacon, cioè quel diciamo accessorio che si mette in tasca e fa da segnalatore per il drone, che continua a seguire il soggetto tramite quel dispositivo. Ok, il video è finito, stoppiamo. Quindi ragazzi, avete visto come secondo me Skydio 2 si è comportato da Dio, perché comunque seguire un soggetto che continua a muoversi a destra a sinistra con le onde, con i riflessi, con la schiuma, con il sole, cioè una situazione veramente difficilissima per un drone fare active track in una situazione del genere. Però avete anche visto come in una situazione del genere ha rischiato di brutto, perché quando il soggetto ha virato totalmente, quindi ha fatto quasi un angolo di 90 gradi per tornare indietro, lo Skydio 2 sì, l'ha seguito, però probabilmente dovuto ai riflessi delle onde o quello che è, comunque è andato in crisi dovuto sicuramente all'ambiente, è sceso di quota e l'onda l'ha mancato veramente per un pelo. Avete visto la telecamera che stava per essere inondata dall'onda, a quel punto sarebbe stato veramente uno sfacelo, che cadere in quelle onde secondo me era difficile anche recuperare il drone, soprattutto per uno che poi non è che è lì con la barchetta a prendere il drone che sta annegando. Quindi ragazzi, secondo me eccezionale, perché nessun altro drone attualmente sarebbe stato in grado di fare questo, secondo me, o meglio di farlo così bene, di seguire il soggetto a questa velocità, con questo ambiente e soprattutto con un soggetto che continua comunque a spostarsi a destra e a sinistra. Però diciamo che anche lo Skydio 2 qua, diciamo, è stato messo alla prova di brutto appunto dall'ambiente, che veramente l'ha messo a rischio e in grosso pericolo. Diciamo che sono stati fortunati sia il proprietario che il drone, il proprietario di non perdere il drone e il drone di non annegare. Quindi ragazzi, ci tenevo a farvi vedere questo video, che secondo me mette veramente in luce le potenzialità che ha questo drone, che secondo me sono pazzesche, perché comunque si mette in tasca sto cavoli di beacon, sto diciamo accessorio che si può mettere in tasca perché è piccolo, e veramente il drone diventa un action drone, cioè segue il soggetto in situazioni estreme, cioè veramente spettacolare. Attualmente nessuno come lui in questo, ragazzi, veramente veramente tanta roba. Quindi ragazzi, era solo un video per farvi vedere la sigla nuova e farvi vedere le potenzialità che veramente sta dimostrando questo Skydio 2, e sicuramente anche tutta l'attenzione che sta girando intorno a questo nuovo drone secondo me è sensata e motivata. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho fatto vedere la sigla nuova, lo
Scadio 2 in azione estrema vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test. Ciao.